Un vettore che cos'è? È un ente geometrico caratterizzato da intensità, direzione. Che vuol dire? Vuol dire che se io ho un vettore, no? Che ha un'intensità pari a 18 newton, noi per rappresentarlo graficamente dobbiamo creare una scala. Metteremo 18 newton uguale a 5 centimetri. Se i vettori sono due, si fa la proporzione e si trovano il vettore V2, ad esempio 15 newton. Comunque andiamo per le fasi. Questo vettore è caratterizzato, abbiamo detto, dall'intensità o modulo, che è il valore del vettore. Cioè l'intensità è data dal valore numerico del vettore. 10 newton, 2 kN, 1 newton, ok? Quindi si chiama intensità o modulo. Ci siamo? Poi abbiamo la direzione. La direzione è data da cosa? Dalla retta d'azione del vettore. Se voi potete notare, questo vettore ha una retta d'azione, no? Però ha anche un verso, ok? Il verso invece è rappresentato da cosa? Dalla punta della freccia. Infatti il verso è questo, guardate, la retta d'azione, scusate, la direzione e la retta d'azione, il modulo o intensità e il valore del vettore. Adesso guardate, se io cambio il verso, che cosa notate voi? Che il vettore è sempre uguale alla stessa, sempre intensità, alla stessa direzione, ma il verso opposto, è chiaro? Quindi vedete, se voi cambiate il verso della freccia, in questo caso la retta d'azione rimane quella e quindi la direzione, però cambia il verso. Ci siamo? Adesso sui vettori si possono fare delle operazioni. Quelle che io di solito faccio fare, perché poi si usano sempre, sono la regola del parallelogramma e la regola del poligono funicolare. Ok? Quindi, se io ho due vettori, no? V1, V di 1 e V di 2, V1 uguale a 18 newton, ad esempio, e V2 uguale a 11 newton, che bisogna fare? Se noi vogliamo trovare la risultante, cosa che noi dobbiamo fare, la regola del parallelogramma. Adesso, come si fa sta regola? Innanzitutto, questo scrive meglio, usiamo questo. Innanzitutto si tracciano le rette d'azione, vedete? Una, vedete? E due. Subito dopo, che bisogna fare? Siccome una regola dei vettori è quella che possono scorrere lungo la retta d'azione, li faccio incontrare in un punto di intersezione o dei vettori o delle due rette d'azione dei vettori. In questo caso è una coincidenza, questo vettore, il vettore V1, coincide con l'intersezione delle due rette d'azione. Il vettore V2 invece bisogna farlo scorrere, guardate, lo fate scorrere e scriverete V2 spostato. No, l'ho spostato per incontrare questo punto che chiameremo poco. Quindi questo vettore qui deve essere spostato di un tot centimetri, tanto lo vedete, in modo tale che possa intersecare l'altro vettore nel punto Q. Fatta questa operazione si fa la regola del parallelogramma, si parte o dalla punta del vettore V1 o dalla punta del vettore V2, no? E si traccia la parallela. Partiamo dalla punta della freccia del vettore V1, parallela, parallela. Questa è la risultante. La risultante deve avere il verso
concorde ai vettori. Non è che fa dare risultati con verso opposto. Cosa? Che vuol dire? E quello è con la regola delle poligono funicolare, no? Ok? Ci siamo fino a qua. Adesso, questo è il caso di due vettori. Facciamo finta di voler trovare la risultante di tre vettori, perché le forze, e mica sono sempre due o uno, possono essere tre, quattro, cinque disposte in vario modo, no? Adesso, se noi abbiamo tre vettori, V1, guardate, V2, e V3. Vedete? Voglio trovare la risultante di questi due vettori. In regola del parallelogramma dovete lavorare su due vettori, no? Allora che faccio? Traccio cosa? Le rette d'azione. Ok? La prima cosa da fare, devo vedere qual è il punto di intersezione dei due vettori. Quello che a me mi conviene di più, no? Perché anche questi due vettori si intersecano, uno e due, anche questo. Quindi, però, che cosa faccio? Siccome, no, ho questo punto di intersezione, che faccio? Prendo questo vettore V3, lo sposto in questo polo, quindi V3 spostato. Prendo questo V1, scusate, lo sposto di questo, no? Vettore spostato, che faccio? Regola del parallelogramma, parallela, mi trovo questa risultante R, che sarebbe la somma di V1 più V3. Ci siamo fino adesso. Ma questa risultante R uguale a V1 più V3, che cos'è? È un vettore, o no? Quindi che cosa faccio? Traccio la retta d'azione, ok? Adesso vedo dove la risultante R incontra il vettore V2 che ho lasciato da parte. In questo caso il punto di intersezione è qua, vedete? Lo vedete? Quindi scrivete più 1. Che cosa fate? Prendete la risultante, la fate scorrere con la stessa intensità, scendete. Prendete il V2, lo fate scorrere con la stessa intensità, vi fermate qui. Che fate? Regola del parallelogramma tra V2 e la risultante, vi trovate un'altra risultante che è data da V1 più V3 più V2. È chiaro? Avete visto come si